Buonasera a tutti, benvenuti a In Centrale. Siamo qui dalla Centrale dell'Acqua, come di consueto, per la rubrica Politecnica. Politecnica è un viaggio nelle parole e nelle immagini figurate che scrittori e poeti hanno realizzato nel corso degli ultimi decenni, soprattutto nel cuore dell'industrializzazione del Novecento, quindi negli anni del boom economico, intorno alla vita di fabbrica, al lavoro operaio, la cosiddetta letteratura industriale, che racconta appunto il lavoro e in particolare di quella forma di organizzazione sociale e culturale che intorno alle grandi fabbriche si è realizzata. Benissimo, oggi l'incontro di oggi è intorno a uno scrittore che in un certo senso possiamo dire rappresenta benissimo questo rapporto tra scrittori, letterati e industria. Perché lo rappresenta benissimo? Perché nel corso della sua vita, come vedremo in breve tra poco, ha messo al centro della sua opera letteraria il mondo del lavoro e le sue trasformazioni, e dall'altro lato è stato in prima linea, possiamo dire, direttamente coinvolto dal punto di vista professionale per lunghissimi anni in un luogo che diremo tra breve fondamentale per la storia industriale italiana, nella vita appunto industriale. Ma di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Paolo Volponi. Paolo Volponi nasce nel 1924 a Urbino e questo rapporto con la città di Urbino è molto rilevante nella sua opera poetica, perché Volponi comincia, esordisce dal punto di vista della letteratura come poeta, continuerà poi a scrivere poesie anche in seguito, ma diciamo che la sua prima produzione è solo lirica, con un forte legame, come dicevo, con il mondo del centro Italia, con il mondo culturale profondamente, diciamo, di cultura di lunga durata, rinascimentale, a partire da Urbino e dalle Marche. Però la sua vita professionale e quindi, in fondo, anche letteraria, si svolge intorno a una grande punto di snodo della storia industriale, Ivrea, perché Paolo Volponi incontra Adriano Olivetti, che sappiamo essere una figura centrale della storia industriale, ma anche culturale e politica italiana. Adriano Olivetti, che prende in mano appunto l'industria Olivetti, fondata dal padre, che tutti ricordiamo innanzitutto per le macchine da scrivere, ma poi avrà un ruolo fondamentale anche come dire, di avanguardia per quel che riguarda i primi computer. E Adriano Olivetti è una figura centrale, dicevo, perché è forse la figura più pura di industriale illuminato, che mosso come dire, da una spinta ideale, anche in parte spirituale, molto forte, concepisce un'idea di fabbrica in cui tutti le componenti che contribuiscono alla produzione industriale, quindi dai dirigenti all'ultimo operaio, sono stretti da una forte solidarietà e da un'idea di sviluppo economico fortemente legato, come dicevo, a uno sviluppo sociale, e da questo punto di vista l'Olivetti e Ivrea saranno un esempio fondamentale anche dal punto di vista architettonico e anche dal punto di vista della capacità di servizi sociali di attrarre intorno a sé importanti intellettuali. Volponi ne è forse la figura più importante perché dirigerà per lunghi anni prima i servizi sociali dell'Olivetti, per poi diventarne un vero dirigente. Ma intorno all'Olivetti c'erano poeti come Franco Fortini, ad esempio, e molti altri. Quindi l'incontro con Olivetti segna veramente un passaggio fondamentale per Volponi,
perché da questo retaggio familiare culturale, appunto, legato alla tradizione, al mondo comunque anche, possiamo dire, rurale del centro Italia, invece incontra la grande fabbrica fordista. Ma veniamo alla lettura di oggi. Dicevo, Volponi esordisce come poeta, ma come narratore il suo primo libro è Memoriale, del 1962. Memoriale è un libro incentrato su un personaggio che racconta in prima persona, ed è Albino Salvaggia. Il nostro protagonista è un ex deportato del campo di concentramento che soffre di diversi mali fisici e psicologici legati anche a questa terribile esperienza, che vive nel Canavese, quindi nella zona intorno a Ivrea, e in quanto reduce viene assunto da una grande fabbrica che non è difficile leggere in controluce, la stessa Olivetti ad Ivrea, appunto. Ecco, il racconto di Memoriale, come vedremo tra pochissimo dalla lettura, è un percorso, sempre con gli occhi del nostro protagonista Albino, da un'immagine idealizzata della fabbrica, della vita in fabbrica, a un progressivo, diciamo, disvelamento di una realtà che è molto differente dalle aspettative. Ma non voglio dire altro, perché voglio lasciare innanzitutto la parola a Gilda Ciaccio della Compagnia dei Lettori, che come sempre ringraziamo tantissimo lei e tutte le altre lettrici della compagnia, che ci leggerà un estratto da Memoriale. Memoriale di Paolo Volponi, 1962. Poco dopo ero davanti alla fabbrica dove, trascorsi altri 5 giorni, mi sarei dovuto presentare. La mia curiosità fu ripagata dal più profondo mistero. La fabbrica, grandissima e bassa, ronzava indifferente, ferma come il lago di Candia in certe sere in cui è il solo, in mezzo a tutto il paesaggio, ad avere luce. Nemmeno in Germania avevo visto una fabbrica così grande. Così, tutta grande, subito nella strada, senza recinti e cancellate, dove la gente potesse lavorare avanti e indietro, tra il chiuso e l'aperto. Io pensavo che una fabbrica avesse bisogno di movimento e quindi di cortili e di spazi, un poco come le officine dei meccanici, dove gli operai in tuta trafficano sempre tra il banco, le macchine e la strada. Le porte di queste officine reggono chiavi, martelli, tubi e servono a provare le vernici e i fuochi. La fabbrica era invece immobile come una chiesa o un tribunale, e si sentiva da fuori che dentro, proprio come in una chiesa, in un dentro altro e vuoto, si svolgevano le funzioni di centinaia di lavori. Dopo un momento il lavoro sembrava tutto uguale. La fabbrica era tutta uguale e da qualsiasi parte mandava lo stesso rumore, più che il rumore, un affanno, un ansimare forte. La fabbrica era così grande e pulita, così misteriosa, che uno non poteva nemmeno pensare se era bella o brutta. Ed anche a tanti anni di distanza, dopo tanti anni e durante i quali vi ho lavorato, non so dire se la fabbrica sia bella o brutta. Oggi posso dire che la fabbrica è sempre stata in un ordine perfetto, anche durante i lavori d'ampliamento o di riparazione, sempre pulita, è sempre sconosciuta. Nel corso di tanti anni, qualche volta mi è sembrata bellissima, ma ero io a giudicare dentro di me, quasi senza vederla. Quel giorno mi avvicinai sperando di entrare, almeno per un tratto, a guardare dentro. Potei entrare, ma subito una guardia mi fermò. Mostrai il foglietto dell'ufficio di collocamento, avvertendo che mi sarei dovuto presentare dopo 5 giorni.
La guardia, ben vestita e gentile, mi disse di ripassare allora, dopo 5 giorni, la mattina verso le 8, a quella portineria che mi indicò. Uscì senza sentirmi respinto, perché la guardia e il suo discorso erano perfetti come l'ordine della fabbrica, e restai fermo sulla strada poco oltre le porte. Ecco, abbiamo sentito, letto da Gilda Ciaccio, questo estratto di memoriale in cui il protagonista, Albino, come vi dicevo, si avvicina alla fabbrica. E è interessante notare come Volponi, mettendoci proprio all'altezza, al punto di vista del protagonista, che in un certo senso immagina la fabbrica da fuori, perché di fatto non riesce a entrare in questo estratto che abbiamo letto, e rimane come estasiato dalla fabbrica come chiesa, in un certo senso, come luogo ordinato, come luogo in cui trovare un posto nel mondo per sé. E questo è un po', come vi dicevo, il tema centrale del libro, perché da questa immagine e da queste aspettative invece Albino si troverà di fronte a una realtà complessa, difficile, legata al lavoro che va a svolgere, e quindi anche al che tipo di cultura, di valorizzazione ha il proprio lavoro all'interno del grande meccanismo della fabbrica, ma dall'altro lato anche rispetto ai rapporti con i colleghi, al fatto di riuscire a entrare in contatto con gli altri operai, un contatto umano vero, con i capi, con i sindacalisti, perché c'è anche la dimensione, diciamo, politica. Insomma, tutto questo Albino non riesce a reggerlo e finirà in sanatorio, perché appunto i suoi mali, evidentemente, finché torna in fabbrica con un ruolo a quel punto defilato come sorvegliante delle mura delle fabbriche, lo stesso ruolo che lui ha incontrato nel primo approccio con la fabbrica, e c'è un finale amaro che non vi sveliamo, in cui però in un certo senso è una sconfitta del personaggio, ma nello stesso tempo riesce a entrare in contatto con quella comunità operaia da cui non si è mai sentito, e della fabbrica da cui non si è mai sentito del tutto integrato. E, ecco, Memoriale, con al centro quella che possiamo chiamare, anche con un termine oggi meno usato, ma allora sicuramente di più, l'alienazione anche del protagonista, è un esempio interessante, perché Volponi porta avanti una visione, come abbiamo detto, critica dall'interno, conoscendo bene anche il mondo della fabbrica e lavorandoci, diciamo, con convinzione, porta avanti una critica comunque diversa rispetto anche ad altri protagonisti della scena culturale di allora. Citiamone solo uno, che è stato un grande amico e, come dire, un grande sodale di Volponi, Pierpaolo Pasolini, figura molto diversa dal punto di vista non solo della poetica, ma anche dal punto di vista, come dire, della visione della modernità. Perché se Volponi, in qualche modo, soprattutto nel corso dei libri successivi, rimane fortemente critico e mette il dito sulle trasformazioni che comunque da un sistema industriale che poteva avere degli elementi appunto di alienazione per chi ne faceva parte, ma era incentrato su uno sviluppo più generale, nel corso dei suoi libri, penso soprattutto alle Mosche del Capitale del 1989, invece mette il dito contro la finanziarizzazione che l'economia ha avuto, e quindi ha un passaggio dall'economia materiale a un'economia sempre più appunto finanziarizzata, in cui il rapporto col territorio e con le persone diventava sempre più lontano. Pasolini, dall'altro lato, invece, come sappiamo, aveva una critica molto più forte della modernità, quindi in un certo senso lo sviluppo industriale in toto veniva
messo al centro di una critica più radicale che ha stravolto, secondo Pasolini, i tratti del volto più proprio della cultura popolare e tradizionale italiana, cosa che Volponi non ha mai creduto fino in fondo. Vorrei concludere ricordando, l'ho fatto, Le mosche del capitale, tutti i libri si trovano ancora pubblicati, ripubblicati da Einaudi. Un altro libro interessante, molto particolare, è questo, Il pianeta irritabile, del 78, perché è una sorta di romanzo allegorico, i protagonisti sono degli animali che si muovono in un contesto post-atomico, da grande catastrofe appunto nucleare, e ha degli elementi allegorici ma anche fortemente legati alla dimensione ecologica e della trasformazione e della distruzione della vita sul pianeta. E quindi questo mi sembra anche un elemento che precorre, molto interessante, dello sguardo di Volponi, che riesce, in un'epoca in cui non era certamente uno dei temi al centro dell'attenzione, a proporlo dal punto di vista narrativo. E quindi Memoriale, come abbiamo detto, è un libro molto interessante, vi invito a leggerlo come gli altri romanzi di Volponi, e vi rimando alle prossimi incontri di Politecnica con altri autori e autrici e altre letture. Grazie a tutti.